sono andato dentro, passando i suoi le guardie enormi. E ho parlato quasi sempre io, devo dire, ho visto un signore molto afflitto, molto stanco. E ho parlato quasi sempre io, mentre parlavo il signore, che non mi ricordo come si chiama, quello grigio, poi con i capelli bianchi, che prendeva appunti, annuiva. Ma io dicevo, ma presidente, conosce bene a chi dà il governo un nuovo incarico, sono sempre gli stessi, sono quelli che poi in definitiva hanno disintegrato questo paese. Cioè, se qui vogliamo voltare pagina, noi siamo il nuovo, noi siamo, benché si possa dire tutto quello che si può dire, siamo il primo partito in Italia, dacci la fiducia. E io le prometto che se vi dà tempo 3 giorni ne portiamo 10 nomi come 10 ministri con il curriculum al di sopra del bene e del male, perché non cambiare? E quello che scriveva faceva, come dire, e lui ha detto non avete i numeri. Ho detto ma presidente, lo so che non abbiamo i numeri, ma ci sono, nel corso della nostra storia tanta gente è andata al potere non avendo i numeri, grazie aveva l'8%, si fa così, la prima coalizione vede di fare il governo non ce la fa, si passa alla seconda, la seconda siamo noi, vogliamo voltare pagina, non si può. L'ho visto molto molto stanco e le sue parole ripetute qua, lui ha detto, le scrivo caro direttore a un giornale per sgombrare, spero, definitivamente il campo da ogni ipotesi di Napolitano bis. Non è solo un problema di indisponibilità personale, facilmente intuibile, da me ribadita più volte pubblicamente. La mia è soprattutto una ferma e insuperabile contrarietà che deriva dal profondo convincimento istituzionale che il mandato già di larga durata di Presidente della Repubblica, proprio per il suo carattere di massima garanzia costituzionale, non si presta a un rinnovo comunque motivato, né tantomeno a una qualche anomala proroga. Ora che non ce la faceva più. 4 persone l'hanno raggiunto nel suo studio di notte e hanno detto c'è in ballo la democrazia di questo paese, ci sono i cittadini che sono dentro il Parlamento e vogliono cambiare il sistema dei partiti, non possiamo permetterlo. E allora la democrazia è questa, allora gli scambi, è avvenuto uno scambio tra la democrazia che ormai è all'omicino in questo paese e qualcosa per continuare e rubare tempo. Questo stanno rubando un anno di tempo, non so se se lo possono permettere un anno, e noi ce lo possiamo permettere come nazione un anno di tempo, ma sta succedendo così.